Ha sempre cercato di unire le persone che amano l'arte e la cultura attraverso incontri, presentazioni di libri e mostre allestite nei suoi alberghi e nelle gallerie della città, ma ora vorrebbe dare un contributo maggiore. Il conte Alessandro Marcucci Pinoli è al lavoro per istituire a Pesaro un circolo cittadino. Però adesso ho pensato di fare un vero e proprio circolo culturale, perché manca, insomma, una volta c'era il circolo pesarese, poi c'è stato il circolo immobiliare, adesso praticamente a Pesaro non c'è un vero circolo culturale, mentre per esempio a Fano c'è, ma allora ho pensato di farlo qui perché ho questi ambienti molto grandi, siccome adesso c'è anche la pandemia, c'è il problema delle distanze, io qui abbiamo tutto per stare tranquilli perché chiediamo il Super Green Pass, chiediamo le mascherine obbligatorie per tutti, le distanze, abbiamo tutti i sanificatori, quindi si può venire qui tranquillamente e io metto a disposizione sia tutti questi salotti, che sono tanti, sia la sala delle riunioni e la galleria degli specchi, quindi per potersi incontrare e parlare d'arte e di cultura. Spazi che verranno messi a disposizione in modo gratuito, non serviranno tessere, ha precisato l'imprenditore, né spese, mentre i servizi, come quelli del bar e del ristorante, verranno lasciati al prezzo di costo per i partecipanti, escludendo così guadagni personali. Pinoli, inoltre, ha ricordato come nel tempo abbia sempre messo in risalto coloro che in modi diversi hanno dato il buon esempio, comportamenti altruistici che per l'albergatore bisogna continuare a divulgare anche con queste iniziative. Pagine dei giornali sono piene di violenze, di ingiustizie, di cattiverie, malvagità e siccome c'è uno spirito di emulazione, poi la gente è portata a emulare e far male, invece sono tante le persone buone e brave. E allora io ho sempre sostenuto anche nei miei libri, comunque anche con i miei quadri, sculture, che serve il buon esempio, bisogna dare il buon esempio, cercare di divulgarlo, farlo sapere quando le persone fanno qualcosa di buono, di bello. Infatti io do dei premi alle persone che hanno dato il buon esempio quando riportano, non so, i portafogli con soldi in questura, quelli che aiutano i poveri, quelli che lavorano alla Caritas, che ogni tanto li invito alle cene. Questi a Fano, per esempio, c'era un gruppo di 10-12 persone che andava tutte le domeniche nelle zone terremotate ad aiutare, portare medicine, portare viveri, portare vestiti e quindi anche loro li ho premiati nel mio piccolo con una semplice cena, però in modo che poi però ne parlassero i giornali e ne hanno parlato e questo porta appunto all'emulazione verso il bene. Nel circolo, ha concluso Pinoli, cercherò di riunire le persone che amano l'arte, la cultura e l'educazione e che vogliano incontrarsi anche per parlare degli argomenti del giorno, dalla politica ai temi che riguardano la città. Che nessuno alzi la voce e voglia prevaricare, adesso c'è l'abitudine di parlare sopra. Quindi l'unica cosa è che siano tutti educati, civili e ci sia un rapporto veramente culturale e di amicizia.